Stabilizzazione raggiunta. 200 lavoratori del CUP dell'ASL Taranto e dei servizi informatici hanno firmato i contratti a tempo indeterminato che li lega a Sanità Service presso il Teatro Fusco. Alla presenza del presidente della regione Michele Emiliano, del direttore generale dell'ASL Taranto Stefano Rossi, del presidente di Sanità Service Vito Santoro e dell'assessore regionale allo sviluppo economico Cosimo Borraccino. Si conclude così positivamente il processo di internalizzazione dei lavoratori, fortemente perseguito dall'assessore Borraccino e favorito dalla modifica operata dalla Giunta regionale alle linee guida sulle internalizzazioni avvenuta nel novembre 2019. Borraccino si augura di poter proseguire nel lavoro compiuto, aprendo a nuove internalizzazioni in tutte le ASL pugliesi. È una pagina importantissima, compimento di un percorso importante partito un anno fa con la modifica delle linee guida. Insomma, oggi diamo la possibilità a tanti ragazzi e a tante ragazze, ma anche a persone non straordinariamente giovani, che lavorano in alcuni casi anche da 20 anni, di poter finalmente accarezzare il sogno e quindi toccare con mano la possibilità di una assunzione a tempo indeterminato. È una cosa importante, soprattutto con la sanità pubblica, con la sanità service. A questo si aggiunga anche il risparmio economico di oltre 1 milione di euro annuo e quindi ci sono tutte le condizioni, tutti gli ingredienti per una bella pagina di politica. Con il presidente Emiliano e con i componenti della giunta abbiamo con forza seguito questo percorso e oggi finalmente c'è la firma. È un momento importante ed è un caso che si arrivi sotto la campagna elettorale, perché questo percorso l'avevamo intravisto e messo in campo già da molto tempo.